Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video su un acquerello molto bello perché riguarda appunto quello di due mucche al pascolo. Procedo subito con un disegno a matita, questa volta non cancellerò con la gomma pane, ma farò un tratto a matita abbastanza leggero in modo da non dover cancellare, dovrebbe vedersi abbastanza bene nel video. Quindi parto subito con la prima mucca, cercando di non farla sembrare una pecora con queste orecchie molto lunghe. Quindi procedo con le varie parti del corpo di questa mucca, le zampe. Ok. E poi parto subito con l'altra. Ho cambiato un po' l'impostazione, non è così paesaggistico, diciamo, con la parte dietro della casetta, degli alberi, eccetera, ma ho voluto avvicinare molto le mucche, facendole addirittura uscire fuori anche dal foglio, per averle molto vicine come animali e poterle osservare anche per bene. Quindi adesso faccio le parti dell'altra mucca, il collare del campanaccio, le parti bianche della schiena, tutto quello che riguarda i due soggetti. Un po' di erba e voilà. Posso cominciare a dipingere. In questo dipinto farò come prima cosa le ombre che riguardano le due mucche, quindi molto scure nelle zone scure e diluite dove batte un po' più di luce, cercando di diluire molto dove ci sono soprattutto le macchie bianche, in modo che non vengano azzurre ma rimangano su bianco. Questa è una tecnica che usa una pittrice che io amo molto, si chiama Rosedi. Lei fa sempre queste ombre di blu cobalto, ho usato anch'io lo stesso colore. È una pittrice che seguo praticamente da 20 anni. Ho comprato 2 volumi suoi, che ormai sono storici, penso che non ci siano neanche più in commercio. Ok, proseguo con la colorazione delle ombre sulle varie parti degli animali. Poi scurirò ancora molto di più queste ombre, per adesso rimangono così, come base. Con le altre velature del colore del pelo degli animali verranno fuori già delle ombre, le scurirò ulteriormente più avanti. Non più col blu cobalto, ma con il colore del manto della mucca. Adesso procedo con l'erba, sempre facendo le ombre anche delle zone d'erba dove stanno pascolando questi due animali. Poi con questo pennello un po' più sottile farò anche dei fili d'erba un po' tutto in giro. Voilà, posso mescolare un po' di giallo limone, un po' di oro e un po' di giallo di Napoli, anche il verde e un violetto, e procedo con la colorazione del manto erboso. Deve essere molto brillante, quindi il giallo fa un po' da padrone. Il viola mi serve per scurire in alcuni punti. Fatto asciugare per bene e adesso posso fare lo sfondo usando dei colori armonici, ovvero quelli che sono accostati sulla ruota del colore, il blu, il viola e il verde. Il blu e il verde, essendo colori freddi e sistemando questi colori dietro gli animali, faranno sì che, visto che gli animali sono di un rosso mattone, vengano un po' più fuori, si avvicinino all'osservatore, mentre il blu e il verde, che sono colori freddi, che tendono ad allontanarsi dallo sguardo, faranno sì in modo da creare questa tridimensionalità, e spingendo in avanti gli animali. Ok, anche questo è asciugato per bene, e adesso finalmente posso dipingere queste due bellissime mucche. Rosso inglese, idantrene, mischiato con un po' di rosso inglese e sempre un po' di violetto che metterò in alcuni punti. Su questa mucca parto dalla parte bassa della pancia e delle zampe, che sono quelle più scure, come si può vedere nella foto, poi salgo su.
Quando salgo su metto anche un po' di giallo di Napoli, perché la parte alta delle mucche è molto chiara. Okay, faccio attenzione a lasciare le zone bianche del pelo degli animali. Poi vado giù sulla zampa. Non sto dando un rosso inglese uniforme, sempre un po' mescolato con un po' di ventrene, in modo da scurire molto molto bene in alcuni punti, che sono quelli alla base del collo. E adesso vado sull'altra mucca, sono partito invece all'inverso, ovvero schiarito molto sopra col giallo di Napoli e scendo giù. Mano a mano che scendo giù, scurisco, perché la parte bassa della mucca destra è molto bassa, molto scura, scusate. Scurisco molto bene. Okay, collo chiaro dall'altra parte perché ci manca un po' di sole. Adesso procedo con le orecchie degli animali. Questo blu di base sulla colorazione degli animali gli dà un aspetto molto luminoso. Il blu cobalto è un blu versatile. Ogni tanto ci sono delle interruzioni sul video, ma purtroppo la sistemazione della macchina fotografica non è proprio eccellente, e quindi anche per una questione di batteria in alcuni punti ho dovuto cambiarla. Adesso faccio la faccia delle mucche, accennando solo il pelo senza star lì a dettagliare più tanto le mammelle. Anche i collari dei campanacci. Mi spiace che qui i campanacci non si vedano molto. Nella mucca destra, nella foto, si vede una parte di quel campanaccio, ma non, per non creare confusione non l'ho fatto. Anche perché sarebbe sembrata un po' una zampa grande vista così. Ok, usando sempre quei colori iniziali, i dantrene, rosso inglese e quel violetto, praticamente ho fatto quasi tutto. La faccia degli animali, visto che è bianca, l'ho fatta con il giallo di Napoli appena accennato. Adesso con un verde scuro parto a fare i fili d'erba, sempre in maniera molto disordinata, senza fare un filo per volta perché non serve. E aggiungo un po' di violetto per quello che sono i fiori di campo. Asciugatura col phon e la mia firma. E voilà, e spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!